Ben ritrovati ai nostri telespettatori per questa nuova puntata di A Pensarci Bene, l'angolo del lunedì, l'angolo delle curiosità, dell'approfondimento di inizio settimana. Ovviamente in questo periodo davvero c'è sempre l'imbarazzo delle notizie da commentare perché c'è così tanta confusione, tanta materia, tanta carne a cuocere in questo momento che appunto bisogna cercare bene qualcosa da dire. C'è tantissimo, evidentemente il segnale di una nazione purtroppo che sta completamente andando allo sfascio viene fuori. Io leggevo ieri per curiosità appunto sul televideo delle affermazioni su questo governo che noi abbiamo, che praticamente sembrerebbe una realtà tanto importante da produrre addirittura rotture nei partiti, litigi, sembrerebbe qualcosa di straordinario. A leggere quello che si sente in giro, gli stessi esponenti del PD, cioè del partito che esprime il Presidente del Consiglio, che esprime le cariche più alte in questo momento, hanno detto, a proposito del congresso, delle schermaglie che precedono l'elezione del nuovo segretario, hanno detto che questo governo non va, non funziona. Fino adesso ha utilizzato solo la pazienza del PD, ma non le idee, che insomma adesso non ci sono più scuse per non fare le cose. I vari esponenti, Renzi, Cuperlo, Civati, insomma, hanno parlato in maniera decisamente dura di questo governo, del modo in cui sta funzionando per modo di dire. E in effetti poi leggendo anche le dichiarazioni che vengono fatte da un'altra parte del centrodestra, invece vengono fuori osservazioni simili, perlomeno per quelli che adesso fanno parte di Forza Italia, perché poi quelli che hanno creato una scissione, ecco, una scissione che rientra nelle assurdità del nostro sistema politico italiano, praticamente una minoranza di un partito che decide di spaccare tutto e andarsene da un'altra parte, rompere tutto, fingendo però che non sia avvenuta una rottura. Ovviamente sono quelle situazioni che creano molto disorientamento tra gli elettori, ma questo sembrerebbe un punto che non viene molto considerato, il fatto cioè che gli elettori non capiscano poi quello che succede, che talvolta poi reagiscono come hanno reagito in Basilicato, altre parti, non andando proprio a votare, sembrerebbe un aspetto che a loro appunto non interessa, perché quello che a loro interessa è la rendita di posizione, sistemarsi laddove c'è più potere, difendere l'incarico ben retribuito e ben potente. Insomma, quelle sono le riflessioni e le considerazioni che questa gente è abituata a fare di tutto quello che sta avvenendo. Appunto, sembrerebbe un po' la scena del Titanic di cui tante volte si è parlato, no? Quando i suonatori suonano la loro musica, c'è tanta allegria e tanta gioia, ma la nave sta affondando. È un po' come in questa situazione, con la differenza che loro non se ne accorgono che la nave sta affondando, mentre almeno quei poveri suonatori, quei poveri musicisti del Titanic hanno ben compreso la tragedia della situazione. Ma dicevo che il fatto che questo governo praticamente abbia ricevuto dei giudizi negativi da parte degli stessi esponenti, perché tolti questi personaggi del cosiddetto nuovo centrodestra, quelli del PD e anche quelli di Forza Italia hanno espresso giudizi sostanzialmente al vetriolo, è un governo che fino adesso non ha fatto niente e anzi sembrerebbe un governo assolutamente inutile, se non un governo che sta perdendo tempo, ma questo lo dicono loro stessi, per cui insomma se lo dicesse uno che sta all'opposizione, uno che è al di fuori di questo meccanismo, si potrebbe dire vabbè, parla così perché sta al di fuori, ma uno dei drammi italiani è che quelli che dicono che le cose non vanno sono quelli che stanno dentro, quelli che dovrebbero appunto fare qualcosa di concreto per risolvere i problemi. Allora, ci chiediamo a chi piaccia questo governo. Questo governo sta piacendo semplicemente al presidente Napolitano che lo difende appunto a spada tratta e a prescindere, e ovviamente a Letta e a quei personaggi che stanno lì a sedere sulle poltrone e che giustamente vogliono gestire questo potere per vanagloria personale. Noi capiamo le aspirazioni, le ambizioni delle persone, la voglia di mostrarsi in televisione, ma
quando ci rendiamo conto di quelli che sono i dati, i veri indicatori dell'ultimo periodo, l'avanzamento inarrestabile della disoccupazione, la creazione di storture e la mancanza della minima volontà di risolvere i problemi, perché poi questo è il vero grande problema, la mancanza di una qualsiasi volontà di fare qualcosa. Cosa bisognerebbe fare? Ma tutti hanno visto che i problemi sono legati alle sperequazioni sociali, alla differenza di forti trattamenti, forti differenze tra i privilegiati, che poi sono i politici, i rappresentanti delle istituzioni, le persone che guadagnano centinaia di migliaia di euro, i manager d'oro, i privilegiati burocrati dello Stato, delle istituzioni, appunto, quei personaggi che tra l'altro poi vengono anche tutelati anche a livello giuridico, perché a quanto pare persino in Italia le pensioni d'oro sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, dagli alti livelli della magistratura. Insomma, queste persone qua, che sono i veri privilegiati, non vengono toccati per niente e non vengono coinvolti per niente in questi cosiddetti sacrifici che dovremmo fare tutti. Di fatto però a livello più basso vengono fatti. L'IVA, anche se in silenzio, è aumentata e le conseguenze sulla spesa, sulle merci, sugli aumenti che ci sono, li vediamo tutti. Quelli che insomma fanno la spesa, sanno come funziona il meccanismo, si rendono conto dell'aumento ancora ulteriore di quest'IVA. Si era detto che l'IVA non sarebbe aumentata, si era detto che era soltanto un espediente momentaneo, insomma di fatto l'IVA è aumentata e non solo. Si parla addirittura appunto di nuovo di un aumento della benzina dal 2015, ma il solo pensare di aumentare ancora la benzina oltre ai 1000 aumenti quotidiani sa di tanto di presa in giro, sa tanto di modo di sfottere addirittura le persone, visto che si è capito che l'unico modo di andare avanti di questo governo è di prendere tempo. Gli hanno detto che nel 2014 ci sarà una ripresa, hanno detto che gli analisti economici hanno detto che ci saranno dei cambiamenti l'anno prossimo, che il treno si rimetterà in marcia, e da quello che si è capito Napolitano, Letta e gli altri stanno semplicemente prendendo tempo, sperando che Dio gliela mandi buona, soprattutto ce la mandi buona. Ma è evidente che qualsiasi ripresa, qualsiasi cambiamento in atto non può partire, non può attuarsi se non cambiano le condizioni, se non cambiano le grandi differenze. Leggere sui giornali che un esponente di un partito appunto di maggioranza ha speso 900 euro per una limousine, un consigliere regionale dell'Emilia Romagna ha speso 900 euro per una limousine e le ha messe sul conto della regione. È una di quelle notizie che potrebbero sembrare banali, ma ce ne sono tantissime di queste. Cioè nel momento in cui la situazione degenera, peggiora, non solo non vengono toccate queste rendite di posizione, non solo non vengono modificate queste situazioni, ma si creano ulteriori sperequazioni. Allora sa tanto di prese in giro, come sa tanto di prese in giro anche quello che sta avvenendo in questi giorni, insomma l'archiviazione immediata di quel caso Cancellieri e invece la decisione di condannare definitivamente Berlusconi. Ora è chiaro che pensare ancora una volta Berlusconi sa tanto di un diversivo. Bisogna trovare sempre il capo espiatorio, in questo momento il capo espiatorio è diventato lui. Ma io leggevo stamattina l'articolo di Giuliano Ferrara sulla situazione della nostra giustizia in Italia. Ecco, il caso Tortora, come le altre vicende italiane, sembrerebbe non aver insegnato niente. Non solo non hanno insegnato niente nello specifico, cioè i responsabili del caso Tortora, come si sa oggi, sono degli alti personaggi della magistratura, insomma, hanno fatto la loro carriera normalmente. Ma cosa che è molto più grave, questa vicenda, come le tante altre vicende che si legano ai casi di ingiustizia in Italia, non hanno insegnato a modificare il meccanismo, a cambiare il meccanismo. Anzi, l'idea che si possa stabilire una condanna di una persona con leggi
con leggi retroattive e non solo, condannare in maniera così spietata una persona per delle accuse che francamente sono diventate penali, ma che chiunque ritiene tranquillamente legate alla sfera privata di una persona, perché oggi si parla tanto di intangibilità della sfera privata, del fatto che uno a casa sua può fare quello che vuole, poi alla fine andiamo a vedere tutto quello che fa una persona e gli andiamo, lo condanniamo, gli diamo la croce addosso, lo riteniamo colpevole delle peggiori colpe di questo mondo. Una persona che ha rappresentato l'Italia per tanti anni e l'ha rappresentata in maniera democratica, perché fine e prova contraria sono stati in tanti quelli che lo hanno votato. Nello stesso tempo in cui massacriamo questa persona e lo crocifiggiamo dicendo che è un malfattore, poi si è stabilito che la cancelliera, insomma, che probabilmente sarà anche una bravissima persona, io non voglio entrare nel, ma che ragioni di opportunità, ecco, ritenevano doversi dimettere tranquillamente. Questa persona invece è stata immediatamente scagionata. Il Presidente della Repubblica, che ha svolto un ruolo decisivo a quanto pare nella condanna di Berlusconi, ha avuto un ruolo decisivo a quanto pare anche nella salvezza della cancelliera, e tutto è finito qua. Cioè, insomma, due pesi, due misure, comportamenti diversi che poi stanno ad attestare come anche quello che sembra la giustizia, le istituzioni, tutto diventa relativo, insomma, tutto diventa una questione di apparato, di facciata. Mostriamo, qualcuno deve essere condannato, qualcuno deve pagare, qualcuno invece non deve pagare a prescindere, perché serve alle istituzioni, perché serve al potere, perché serve a qualcuno. E allora un ministro come la cancelliera, che è responsabile di un settore molto molto delicato, pur con tutte le sue colpe o tra virgolette con i suoi danni all'immagine, ecco, chiamiamoli così, danni all'immagine, rimane al suo posto, anche se un po' azzoppata politicamente. L'altro invece viene massacrato definitivamente e quindi esposto alla pubblica gogna, e lui il colpevole. Questo atteggiamento non serve a nulla, perché non è cambiando il destino di una persona che cambia la questione dell'Italia, cambiano le tante storture dell'Italia che continuano a caratterizzarci da decenni, che anzi sembrano essere ancora aggravate da un caos vero e proprio istituzionale, perché qui non ci stiamo ancora rendendo conto che ormai un Presidente della Repubblica che entra nelle polemiche quotidiane, che risponde, che è parte in causa delle lotte, che prende posizione compiaciuta a proposito dei giudici che non hanno rinviato a giudizio, mandato un avviso di garanzia alla cancellieri, un Presidente della Repubblica che prende posizione ufficialmente in una questione di questo tipo e che invece subito prende posizione dicendo che non concederà la grazia a Berlusconi, che anzi ha parlato male, si è espresso in termini pesanti e gravi, è una persona ormai che è parte in causa del discorso. Allora, se è parte in causa, se stiamo a livello dell'America, degli Stati Uniti, della Francia, e allora noi abbiamo sbagliato Repubblica, perché evidentemente non stiamo più in una Repubblica parlamentare ma in una Repubblica presidenziale, ma non ce ne siamo accorti, ma nessuno ce lo ha detto, stiamo in un altro film, ma siamo ancora convinti che stiamo in una Repubblica parlamentare. E qui ritorniamo ancora alle affermazioni di Grillo, per il quale si può pensare bene o male, insomma, ma su questa ragione da vendere. Qui abbiamo cambiato le carte in tavola senza aver modificato le leggi. Il Presidente Napolitano fa il Presidente di una Repubblica presidenziale senza essere stato eletto dai cittadini, senza aver modificato le leggi attualmente vigenti. Ora sarà colpa dei partiti, sarà colpa non so di chi, ma di fatto non può diventare una colpa nostra se le istituzioni non fanno il loro dovere, se tutti capiscono che si è voluto salvare qualcuno e invece si vuole infierire su un altro, insomma. Tutte queste, anche l'immagine che viene fuori delle istituzioni, è un incentivo al comportarsi male, un incentivo a capire che siccome ormai in Italia stiamo all'ultima spiaggia, stiamo allo sfascio, ognuno può
deve pensare a salvarsi da solo, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe avvenire. Insomma, le televisioni nazionali soprattutto stanno facendo un lavaggio del cervello, fingendo di credere realmente che le cose stanno andando meglio, che l'Europa ci guarda con attenzione. Poi ogni tanto arrivano le vere notizie, quelle nascoste, che ci mostrano i dubbi e le diffidenze degli altri, ma soprattutto ci mostrano i problemi interni, i problemi di una nazione in cui appunto i veri punti di riferimento sono completamente saltati, in cui ci accaniamo con qualcuno come diversivo, per non far pensare su altri problemi molto più seri, in cui non davvero non si capisce dove si voglia arrivare, e fin quando si potrà pensare di prendere in giro i cittadini raccontandogli storielline in televisione appunto sulle cose che vanno bene. Io credo che è difficile pensare che le cose stiano andando bene o che peggio, si stia lavorando per modificare queste cose, perché che si stia lavorando davvero per modificare queste cose non è vero. Che il governo stia facendo qualcosa di utile per i cittadini, credo che lo credano solo quelli che stanno lì, insomma. Del resto il tasso di fiducia in questo governo era del 35%, tra l'altro mi meraviglia anche che esistano un 35% di gente che crede realmente che questi stiano facendo qualcosa di buono per l'Italia. Ma insomma, al di là di questo, e al di là, poi bisognerebbe capire ancora se questi sondaggi sono veri o meno, perché insomma, vista la situazione, c'è da credere davvero che tutto possa essere manipolato. Ma se le cose stanno così, allora noi stiamo evidentemente soltanto aspettando che arrivi questa benedetta ripresa e che per miracolo tutto si rimetta in movimento, che per miracolo arrivino un po' di soldini, un po' di iniezione di fiducia e gli italiani di colpo si rimettono in cammino, ma senza modificare nulla, senza toccare nulla, anzi soltanto accanendosi come al solito contro le classi più deboli, contro le classi cioè che non hanno voce in capitolo, che continuano a subire questa incredibile situazione. E in questo contesto appunto ogni tanto ci offrono dei diversivi, ci offrono dei capi espiatori: ammazzate questo, salvate quest'altro, prendetela con questo, la vera colpa è di questi. Ma poi alla fin fine, insomma, tutto resta uguale, e noi stiamo andando avanti in questa direzione, in questo modo. Vedremo fin quando potrà continuare appunto questo giochetto. Adesso assistiamo quindi agli ultimi atti di queste vicende politiche, ma da domani poi non cambierà nulla in concreto, anzi probabilmente avremo solo perso un diversivo. Finché non si avrà voglia di toccare le tante storture e ingiustizie italiane, si farà finta di lavorare, mentre invece si prende in giro il prossimo, non potrà cambiare nulla in concreto. Bene, diciamo che allora la nostra riflessione di questo lunedì finisce qui. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie e arrivederci.